In aumento le nascite dell'ospedale di Polla, lo si apprende dai dati relativi al 2014, dai quali emerge che i bambini nati nel reparto di ostetricia e ginecologia del Luigi Curto, nello scorso anno, sono ben 414, rispetto ai 317 nati a Vallo della Lucania e ai 309 nati a Sapri. Dati incoraggianti e diversi anche da quelli diffusi negli ultimi giorni relativi alle nascite nei tre presidi sanitari che fanno riferimento al 2013. La questione punto nascita è ritornata alla ribalta negli ultimi giorni, dopo le dichiarazioni di Enrico Coscioni, braccio destro sui temi di sanità del governatore Vincenzo De Luca. Punteremo a eliminare i reparti doppioni, quelle strutture gemelle a 5 km di distanza, come i punti nascita al di sotto dei 500 parti all'anno, ad esempio, ha sottolineato Coscioni. Ed è così che è ritornato lo spauracchio sulla possibile chiusura del reparto pollese. Da notare però che solo due anni fa, nel 2013, il reparto di Polla contava 361 nascite, rimanendo comunque il punto nascite più prolifico rispetto al San Luca e all'ospedale dell'Immacolata e che quindi, nel giro di due anni, sono nati circa 100 bambini in più. Basterà questo per salvare il punto nascita di Polla? C'è attesa anche per il piano ospedaliero, che sarà presentato a gennaio 2016.